Ebbene, pare che non fosse ancora giunta la fine di questa beta. Ben ritrovati, signori, alla vera parte finale della beta di Crash 3 del 98. E perché dico che non è ancora giunta la fine? Or dunque, guardate un po' cosa abbiamo qui. La piattaforma per la Warp Room 6. Vi racconto un attimo come sono andate le cose perché è interessante ciò che è successo. Allora, inizialmente si pensava che la piattaforma avesse un collegamento con una qualche gemma specifica di qualche livello, mentre in realtà non è così. E dunque adesso è sbloccata con 6 Reliquie Silver, 6 oro e 7 platino. Sono rimasto un po' perplesso perché la teoria che avevo anche io, che ho creato io col passare del tempo e anche confrontandomi con altra gente che ha giocato a questa build, era che per l'appunto si dovesse sbloccare questa piattaforme per la Warp Room 6 una volta raggiunti i 10 platini, ma a quanto pare non è stato così, almeno nel mio caso. Quindi i criteri per lo sblocco di questa Warp Room segreta sembrano essere tuttora poco chiari. Abbiamo comunque cercato di ottenere tutto ciò che era ottenibile. Ricordiamo che nel livello 21 e 25 mancano i cristalli, grazie a Windows, per i suoni meravigliosi. E quindi, che dire, ci avventuriamo negli ultimi livelli rimanenti. Diamo un po' un'occhiata generale a questa Warp Room, anche perché ci sono delle differenze, prima tra tutte il fatto che lateralmente scritto Neodyne System invece che Neo Core System o comunque qualcosa del genere. Sono abbastanza sicuro che fosse Neo Core System con un trattino, mentre in questa build abbiamo un Neodyne System. Poi chiaramente la piattaforma non è quella che conosciamo nella versione finale, ma parrebbe essere una piattaforma delle gemme, però detesturizzato, comunque con una texture di un core che non è esattamente chiaro. Potremmo definirla arcobaleno, ma comunque sia non è rilevante, anche perché potete vedere il suo core dallo schermo in questo momento. Ora vorrei provare a no, non era questo quello che volevo provare. Quindi ora parliamo di tutte le differenze che ci sono, però prima voglio provare a fare una piccola cosa. Oh yes, questa è l'animazione di uscita dalla Warp Room 6, che a quanto pare non è ancora stata programmata correttamente. Quindi creiamo un save state qui, perché per quanto ne so i livelli presenti in questa platform sono estremamente instabili e quindi potrebbe capitare di bloccarci diverse volte. Ok, sì, una cosa fondamentale da notare qui è che non si può salire in nessun modo sullo schermo presente nella warp room, e soprattutto abbiamo ski crazed con l'immagine di Making Waves o AIMAT, così come conosciuto in questa build. E c'è un cristallo, a quanto pare. Passiamo al livello 27, che sarebbe la seconda parte di Hengemai, anch'esso chiaramente contiene il cristallo dal livello 7 per l'appunto. Livello 28, area 51, anch'esse con un cristallo. Future Frenzy, che ha l'immagine di Boneyard per qualche motivo.
Infine Rings of Power con l'immagine di Mad Bombers. Prima di iniziare vorrei un attimo mostrarvi alcune cose che sono state per l'appunto scoperte di recente. Prima tra tutte il fatto che se andiamo a vedere ok, quel glitch è interessante lì. E qui è meglio caricare un save state, altrimenti ci si sta 3 ore ad aspettare che finisca il check della memory card. Ma dicevo, se andiamo a vedere... Oh, ecco, ha rifatto il glitch, quindi è un buffer di caricamento. Se andiamo a vedere qualsiasi schermata che contiene i tempi delle request e premiamo R2 sul gamepad, dovrebbe apparire, eccolo, un tempo secondario il cui scopo rimane sconosciuto, cioè 3.57 non mi sembra nemmeno un tempo collegato ad alcuna reliquia, perché il silver, la reliquia argentata, è di 2 minuti. Toad Village non sembra avere tale tempo. E nemmeno Orient Express, a dire il vero. Adesso è spedito da Under Pressure, attenzione. Già. Ah, ok, appare tenendo premuto L2 prima di premere un... R2, scusate. Prima di premere un pulsante per le warp. Orient Express a 2.05. Toad Village 2.43. Già, sembrerebbero essere dei... tempi... come dire, leftover, quindi rimasti qui da qualche test esterno, ma non li vedremo tutti, altrimenti viene fuori un video enormemente lungo. Vorrei solo provare a vedere se su Ogride accade ciò che penso. Andiamo a vedere quindi. Perché se va come dico io, dovremmo riuscire a ottenere qualcosa di interessante, quindi vediamo un po'. Oh, e ci siamo riusciti, attenzione, primo tentativo. Bene, questo è quello che succede quando in un qualche modo non meglio specificato si va all'indietro in Ogride e suppongo si cada in un certo qual modo per triggerare questo respawn, che è del tutto inutile, almeno in modalità normale, ma se viene attivato in prova a tempo arriva a ricevere una sua utilità, perché come vedete il timer è bloccato e se velocizziamo ora prima di perdere un'eternità, innanzitutto vedete anche che tipo gli oggetti di scenario vengono spiattellati per mancanza di una parola migliore sulla telecamera. Il cactus, la segnetica di engine. Ma una volta che tutto questo giunge al termine, tutto questo lungo percorso di respawn, ci ritroviamo a fine livello con 6 secondi e 50, che potrebbe essere un nuovo world record e viene considerato anche valido dal gioco. E quindi sì, adesso questa è la spiegazione del motivo per cui non si può andare all'indietro nella versione finale del gioco. Ovvero il fatto che renderebbe
estremamente facile la reliquia su Ogride. Ed ecco lì, 6 secondi e 50 centesimi di secondo. Possiamo andare a provare la stessa cosa su Orange Asphalt, ma il gioco crasherebbe e di conseguenza meglio non farlo, ecco. Ma adesso andiamo ad avventurarci in quelli che sono i livelli di questa Warp 6 o Warp Segreta. E cominciamo. Vi dico prima di tutto che i due ingressi segreti di Future Frenzy e Hangman sono stati programmati, come andiamo a vedere subito in questo momento. E come vedete, ciò che accade è che ci ritroviamo all'inizio del livello nel suo ingresso normale. Questa era Engemai e adesso Future Friends. Questo chiaramente rende impossibile da ottenere le relative gemme, per cui è anche a sua volta impossibile entrare nella gemma, nella sezione della gemma di Dynamite, o Boneyard come è conosciuto in questa versione. E anche una cosa da sottolineare, ovvero le animazioni di AFK di Crash sono... Prima di tutto non c'è questa nella versione finale su Crash 3, sul 2 c'è ma bisogna aspettare più di un minuto, invece qui è molto veloce ad arrivare. Come anche la Crash Dance è veloce ad arrivare dopo circa, non so, 10-15 secondi, adesso non ho contato esattamente, ma non è rilevante. E onestamente non capisco perché abbiano tolto queste animazioni dove Crash si osserva e si guarda attorno, perché a me personalmente piacciono, ecco. Comunque, Ski Crazed. Iniziamo con questo livello perché c'è qualcosa di interessante da sottolineare. Ed eccoci qui. I più attenti di voi avranno già notato che, dai rumori soprattutto, questo non è Ski Crazed ma Hot Coco. Il livello si chiama Ski 3 ed è identificato come 27, nonostante si trovi nel tasto del livello 26. Ora, senza perdere tempo con la gemma, perché non ci sono grosse differenze se non lo squalo messo in questa posizione. E un'altra cosa, che sarebbe questa formazione di casse, una formazione di bombe, scusate, perché le casse sono uguali nella build finale, ma queste bombe invece non sono disposte ad U. Diamo un'occhiata generale, anche se ribadisco non ci sono grosse differenze. E per l'appunto, sì, il detonatore nitro si trova nella posizione consona, che tutti noi conosciamo. Altro checkpoint qui. Le casse sono 70. Uno squalo qui che non sono sicuro se sia nella versione finale o meno in quella stessa posizione. È un livello che non mi è mai piaciuto poco, devo essere sincero, e quindi, non avendolo mai memorizzato a dovere, non saprei identificare le minuzie. E qui finisce il nostro tour dimostrativo di Hot Coco. È possibile prendere la gemma, quello sì, ma lascerò il lavoro ai più curiosi di voi. Anche perché adesso come adesso è impossibile ottenere il 105% o 100%, tanto per cambiare, visto che
non si sa se si era pensato al 105% in questo momento storico. E ci dirigiamo su Area 51, ma soprattutto il cristallo è programmato per vedersi nell'HUD, ma non è presente nel livello. In nessun modo. Area 51 adesso. Identificato come livello 26 del gioco, anche se si trova connesso al bottone del livello 28. E come avrete visto, per qualche motivo, la schermata dei poteri si mostra completamente oscurata, per così dire. E i tempi da battere vengono identificati con SVR, che suppongo sia l'abbreviazione di Silver. Ora, sappiamo che questo si riferisce alle reliquie di argentate, ma a me piace pensare che ci fosse in programma un boss segreto chiamato Silver nel gioco. Un po' come il Silver di il pianeta del tesoro. Chi ha visto quel film saprà di cosa sto parlando. Ma adesso andiamo a vedere Area 51. Proviamo un attimo, creiamo un save state prima. Proviamo ad andare indietro a vedere cosa accade. Sì. Ok, e Area 51 non sembra essere solido nemmeno dietro, quindi l'unico circuito effettivo del gioco è per l'appunto Road Crash. Adesso andiamo ad affrontare la gara vera e propria. Ci saranno delle differenze, questo ve lo posso dire. Prima di tutto il conteggio delle casse mi sembra differente. Non ci mettono uno sul fuoco, però i piazzamenti di alcune casse sono differenti. Almeno per ciò che ho visto dagli stream. Vi ricordo che hanno giocato la beta prima del sottoscritto. Non ricordo nemmeno il layout del livello. Proprio generale. E qui ci sono le strisce della... come dire, che delineano le corsie messe a forza sugli speed pad ed anche l'UFO non texturizzato ancora. Quindi questo livello non è per nulla uscito dalla fase di alfa, possiamo dire. Quindi questo andrebbe un attimo a spiegare perché il disco è riconosciuto nella sua schermata iniziale come Alpha Demonstration Disc, mentre l'UFO citta, oltrepassando, gostando, diciamo, alcune barricate di legno. Oddio, barricate, diciamo ostacoli, ecco, per comodità. E quindi sì, rispetto alla versione finale sembra un tantino più spoglio il livello, è proprio... oserei dire completo al 20-30%. Quelle casse lì saranno difficilissime da prendere, sembrano quasi impossibili. Poi sono state chiaramente fixate perché non ricordo una formazione di casse del genere nella versione finale. E qui il tracciato cambia colore, sembra alternarsi tra il colore che ha su Orange Asphalt e a momenti il colore che possiede su Road Crash. Qui c'è un po' di difficoltà nella navigazione del livello. Curve molto strette che credo siano state lievemente modificate alla fine. Non ne sono certo però. E qui abbiamo raggiunto la fine. E attenzione, perché ci sono... facciamo un save state. Perché ci sono... innanzitutto la linea del traguardo non è completamente finita, ma... andiamo a dare bene un'occhiata qui.
C'è il modello delle auto della polizia. Non finito. Addirittura qui è proprio questione di due poligoni, diciamo, messi lì per dare l'impressione che fossero auto della polizia, ma chiaramente molto 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 incompleto, dato che mancano anche il resto delle IA che affrontiamo durante la gara, e quindi sì, la finish line non completa. E manca pure la cassa della gemma, mentre invece riceviamo un cristallo, invece che la solita gemma del primo posto nella build finale. Ecco come si mostra l'animazione di uscita ancora una volta dalla Warp Room 6. Andiamo adesso a concludere in bellezza. Rings of Power. Rings of Power che possiede la stessa musica di Bye Bye Blimps, così come Mad Bombers aveva la musica di Bye Bye Blimps. E la cosa da notare è che ogni volta che si passa all'interno di un anello, che sia a massima velocità o meno, riceviamo il suono del giravolta che effettua l'elicottero. Non andremo a prendere la gemma nemmeno in questo caso, sapete solo che è possibile. E qui siamo un attimino stati ostacolati agli sfidanti. Alcuni anelli non si illuminano correttamente quando è il loro turno, o quando, per meglio dire, sono i prossimi a dover essere attraversati. E anche la IA degli sfidanti sembra essere particolarmente lenta. Allora, attenzione qui perché questo anello è posizionato particolarmente male, anche se credo che sia pressappoco simile nella build finale. E quindi finiamo qui ottenendo la nostra gemma della vittoria, che praticamente è corretto perché nella build finale si ottiene a sua volta una gemma, per l'appunto, per aver vinto con successo la gara. E ora ci godiamo la Crash Dance da una prospettiva diversa dal solito. E che dire, adesso siamo veramente arrivati alla fine di questa build, di questa dimostrazione di questa build. Con un totale del 60% e 24 cristalli su 25, ovvero il massimo possibile che si può ottenere, a meno che non si utilizzi l'item glitch, ovvero il saltare sulle casse più volte per ottenere i cristalli. A meno che quindi non si utilizzi l'item glitch o il cheat engine per autoassegnarsi più cristalli del necessario, e quindi si potrebbe andare a vedere il pulsante di Cortex, che, come visto per engine, non apre alcun portale, e andarci ad assegnare invece 31 cristalli non farà apparire alcun pulsante 31, perché non era ancora stato pensato a questo punto. E le cose da dire quindi terminano qui. Poi chi è più, diciamo, curioso tra voi andrà sicuramente a vedere la massima percentuale possibile ottenibile nella build, sottolineiamo, in maniera legale, quindi senza ricorrere ad alcun cheat. In particolar modo sono curioso di sapere se è possibile avere la gemma qui su Road Crash e su Orange Asphalt, perché i piazzamenti delle loro casse sono alquanto tosti, e ci aggiungerei anche Area 51, ma non ne sono certo. E soprattutto, se è possibile ottenere una reliquia qui, perché io ho fatto 2,10 e 96. Se
senza, diciamo, provare particolarmente a ottenere per l'appunto questa reliquia. Quindi magari chi un attimo si metterà a stringere un po' di più le curve troverà modo di ottenere quella reliquia probabilmente. Perché ricordiamo che Talon Tales è uno dei livelli che non ha ancora visto aggiunte in esso le casse tempo nel momento in cui questa build è stata compilata. E quindi sì, il video e anche la serie direi terminano qui. Il vostro CR8B saluta e vi dà appuntamento ad una eventuale prossima serie.